Siamo qui questa sera al Teatro Astra di Gabicciomare per presentare finalmente la lista Insieme per Gabicciomare che mi accompagnerà per questo percorso, durante questa campagna elettorale. Una lista fatta di persone giovani, perché comunque l'età media, abbiamo fatto il conteggio così per gioco, è di 42 anni, quindi un'età media buona per affrontare delle politiche amministrative su un territorio come quello di Gabicciomare, formata di persone con esperienza e senza esperienza. Questa è stata proprio una scelta, quindi proporre e presentare l'esperienza nel segno della continuità, nel segno di renderci subito operativi con i lavori, perché sono già persone che conoscono la macchina amministrativa e sanno come affrontare tutte quelle che sono i vari percorsi amministrativi, affiancati però da altre persone che sono giovani, quasi tutti giovani, sì, che non hanno esperienza ma che hanno voglia di dare il loro contributo per il paese. Quindi questa è stata una scelta nel segno di un rinnovamento, quindi sarà una continuità ma allo stesso tempo rinnovata dall'influenza di queste nuove energie che daranno quel respiro diverso a quelli che sono già stati comunque una parte di progetti realizzati sempre nel segno della continuità. Quando parlo di continuità mi riferisco ovviamente anche alla mia esperienza, perché io esco dal ruolo di vice sindaca di questo comune, ho alle spalle già 10 anni di esperienza amministrativa, sono anche consigliere provinciale, ho una capacità e una competenza basata su un profilo giuridico perché sono un avvocato e mi sento ancora desiderosa di donare al mio paese, alla mia Gabicciomare, perché io sono qui esclusivamente per Gabicciomare, la mia forza e la mia voglia di continuare a fare qualcosa per questo paese.